Eccoci tornati in studio per andare a vedere appunto quelli che sono i titoli principali per la stampa locale telematica. Cominciamo da cimonline.it che titola su Città Pulita. Deve cambiare rotta, questo il titolo per quel che riguarda il quotidiano cimonline.it. A sottolinearlo è stato il liquidatore della SOT Svevo Valentinis, insediatosi da ieri appunto alla guida di Città Pulita. Vediamo il titolo invece principale per quel che riguarda trcgiornale.it, che invece punta l'attenzione sulla questione della scuola di via Don Milani. Parla l'assessore Alvaro Balloni: lunedì riapre, è sicura. Questo è quanto ha detto Alvaro Balloni. Lo avete sentito anche nell'intervista che vi abbiamo proposto nella prima parte della nostra rassegna stampa. Apertura ancora diversa invece per quel che riguarda il quotidiano bignotizie.it. Si parla della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, che si dice pronta a gestire il teatro Traiano. L'ha annunciato questa mattina a margine di una conferenza, scusate, ieri mattina naturalmente, a margine di una conferenza il presidente Vincenzo Cacciaglia, che afferma: stiamo valutando l'ipotesi proposta dal sindaco, la gestione anche del personale dovrà comunque essere completamente autonoma e nelle nostre mani. Questo è quanto dice e quanto ha detto, anzi, il presidente della Fondazione Vincenzo Cacciaglia. Notizia che naturalmente troviamo anche sugli altri giornali, come ad esempio sul quotidiano cimonline.it, la vedete più o meno a centroschermo, la Fondazione Caricib pronta a gestire il Traiano. Questo è quanto scrive anche il quotidiano cimonline.it, lo ha detto appunto ieri mattina il presidente della stessa fondazione Vincenzo Cacciaglia. Titolo che dicevamo troviamo anche sulla pagina del quotidiano di trcgiornale.it, eccolo qua: la Fondazione Caricib apre alla gestione del Traiano. Noi proprio questa notizia oggi vogliamo cercare di approfondire maggiormente, perché immaginiamo che sarà una notizia che farà discutere molto per quel che riguarda appunto il teatro comunale, anche perché insomma la discussione si era già aperta con la questione degli stipendi di sovrintendente e direttore artistico, a cominciare appunto da loro, e noi ne parliamo proprio con il sovrintendente del teatro Traiano, Fabrizio Barbaranelli, che abbiamo in collegamento telefonico. Buongiorno Barbaranelli. Buongiorno. Allora, lei come ha preso questa notizia? Glielo chiedo proprio subito. Questa notizia della Fondazione che si è detta disposta a prendere in gestione il Teatro Traiano, e secondo quanto ha detto ieri in conferenza stampa il presidente Vincenzo Cacciaglia, la cosa è stata già, diciamo, se ne è già parlato direttamente con il sindaco Pietro Tidei. Lei lo sapeva? Ma io sapevo che nell'aria girava un pochino questa notizia, dire, però non so niente di più di quanto ho appreso ieri sui giornali, che considero assolutamente, come dire, legittimo che la Fondazione abbia l'aspirazione di avere la gestione del teatro, non mi scandalizza affatto. Quindi lei la vedrebbe di buon occhio, No, è diciamo. una cosa diversa. Ho detto che non mi scandalizza che la Fondazione faccia la richiesta, non ho detto che sia una richiesta da accogliere. Ho espresso un concetto molto diverso. La Fondazione ha piena legittimità di fare una richiesta di questo tipo. Poi sarà il comune, l'amministrazione comunale, il sindaco, eccetera, eccetera, che dovranno dare una risposta di merito. Se continuare a mantenere una struttura pubblica, Teatro Traiano, oppure se esternalizzarla. Ma questa è una decisione politica che compete certamente al sindaco e all'amministrazione comunale. Se lei fosse al posto del sindaco, che cosa farebbe? Che cosa Ah, ma non avrei deciderebbe? il minimo dubbio. Io sono stato un sindaco che ha lavorato moltissimo per avere un teatro pubblico a Civitavecchia. Quindi è una domanda del tutto, come dire, retorica, perché ovviamente nel mio impegno degli anni trascorsi, di 20 e più anni fa, insieme all'assessore Insolera e a tutti gli altri amministratori, c'era la volontà di fare un teatro che fosse un teatro pubblico.
altrimenti avremmo chiesto al gestore del cinema di allora di realizzarlo. Quindi non glielo darebbe alla fondazione, insomma. Beh, se questa è una domanda personale, voglio dire, io dico io, certo, dato certo. Che la domanda è di questo tipo, manterrei saldamente nelle mani pubbliche, anche con una partecipazione, devo dire, di privati, eccetera, ma la manterrei saldamente nelle mani pubbliche, come ritengo vada mantenuta nelle mani pubbliche la scuola, come vanno mantenute nelle mani pubbliche tutta una serie di attività e di iniziative del comune che sono di utilità sociale. Il problema è, come accennavo anche nell'introduzione, è ovviamente fondamentalmente economico, no? Cioè il sindaco ha bisogno di soldi. Anche la scuola. Voglio dire, insomma, la risposta più banale ed ovvia sarebbe quella, anche le scuole sono, come dire, un costo per il comune, anche i musei sono un costo, anche la stagione estiva, tutto quello che attiene a questi servizi di utilità sociale costituiscono un costo. Il problema, mi pare, dovrebbe essere spostato: come si può comprimere questo costo? Sapendo bene, come sappiamo tutti, che non c'è teatro in Italia che possa stare, non dico in attivo, ma in pareggio, ma questa è una cosa fin troppo ovvia, la sappiamo tutti, insomma. I teatri, come tutte le altre attività di questo tipo, senza contributi sponsor, contributi ministeriali, regionali, provinciali e così via, non riescono a pareggiare il bilancio. Mi riferisco a tutte le spese del teatro, quindi sì, anche sì. Le spese gestionali, personale e così via. Il problema è come si può riuscire a comprimere questi costi. Devo dire che io sono stato chiamato qui a suo tempo dal sindaco anche per tentare questo tipo di operazione. Senta Barbarinelli, ma per quel che riguarda invece appunto tutte le polemiche sulla sua presenza e quella di un direttore artistico in un teatro come il Traiano, perché anche quelli insomma sono stati definiti costi, lei che cosa dice? Io dico che già nella risposta che le ho dato c'è la motivazione per cui un teatro come questo può avere anche un sovrintendente, col compito precipuo di amministrare, cioè di amministrare gli aspetti anche gestionali del teatro, perché nel teatro bisogna realizzare grandi economie, che certo non può realizzare la presenza soltanto di una direzione artistica che si occupa di altre cose, devo dire, ci sono responsabilità che sono molto diverse, la direzione artistica fa il cartellone, diciamo, la sovrintendenza deve gestire l'attività complessiva del teatro. Per quanto mi riguarda, io ripeto fino allo sfinimento di aver detto che sono disponibile in un quadro di scelta politica, voglio dire, ovviamente che non interessi solo la mia persona e che non riguardi solo la mia persona, perché sarebbe veramente grottesco, il mio sarebbe un egocentrismo esasperato se pensassi così. Io sono disponibile a continuare a fare quello che già ho fatto. Nessuno si è letto il decreto di nomina mio. Nel decreto di nomina firmato dal sindaco c'è scritto che il mio compenso è di gran lunga inferiore, per esempio, a quello del direttore artistico e di altri incarichi di questo tipo, su mia richiesta. Quindi io ho già chiesto al sindaco, e lo ha fatto, di farmi avere un compenso che sia un compenso di gran lunga inferiore a quello che l'incarico comporterebbe. Ho dichiarato anche recentemente, e poi basta per la verità, avevo usato proprio l'espressione tombale, che sono disponibile, sempre in un quadro di contenimento generale delle spese, sono disponibile anche a ridurre questo compenso fino al simbolismo, a fare di questo compenso un compenso simbolico, perché non sto qui perché mi devo guadagnare uno stipendio, sto qui, dico qui perché sto al Traiano in questo momento, come tutte le mattine, sto qui perché mi piace, perché mi interessa, perché mi piace impegnarmi nel settore culturale, eccetera, quindi sono disposto a tutto questo. Senta, visto che lei è il sovrintendente appunto del Teatro Traiano, il Presidente Cacciaglia ieri in questa conferenza stampa, il Presidente della Fondazione, parlava di un buco di circa 800.000 euro per quel che riguarda il Teatro Traiano, lei lo può confermare? Io non so queste cifre da chi siano state date, e se dovessi parlare di cifre di questa natura avrei molte obiezioni da fare, però non c'è ombra di dubbio,
queste cose, voglio dire, ovviamente non parlerò adesso, insomma, delle obiezioni che ho da fare a conti di questo tipo, che non so da dove vengono, ecco, quali sia la fonte, mi piacerebbe tanto sapere quale sia la fonte. Ma qual è allora la cifra però, invece? Devo dire, no, questo lo domandi all'amministrazione comunale, ovviamente, insomma, non è questo il problema. Quello che sto dicendo, io non ho dubbi che i costi del Triano sono alti, come non ho dubbi che i costi del Triano possono essere compressi e possono essere ridotti, e anche sensibilmente, e sto lavorando a questo in verità. Insomma. E come? Come? Allora, prima questione, vediamolo un po' come possono essere compressi, anche perché questo ci consente anche di fare un altro tipo di ragionamento che è quello che poi mi interessa di più e che vorrei proporre alla città soprattutto, insomma, ecco, perché si rifletta tutti insieme. Allora, prima questione, noi stiamo lavorando per comprimere i costi del cartellone. Non c'è ombra di dubbio che i costi del cartellone sono assai elevati. Non ho dubbi su questo, ma voglio dire, ma perché lo scoprite adesso? Lo si scopre, non voglio dire lo scoprite. Perché lo si scopre adesso? Per 10 anni il teatro ha avuto gli stessi costi di questo anno e per 10 anni nessuno ha detto mai nulla. Improvvisamente si scopre che i costi del teatro sono alti, ma mi domando perché. Mi ricorda tra l'altro che 13 anni fa, quando svolgevo lo stesso ruolo, solo che sommavo in me sia il compito di sovrintendente che quello di direttore artistico, 13 anni fa esplose di nuovo la questione dei costi del teatro. Poi è venuto il centrodestra a governare la città, nessuno più ha parlato dei costi del teatro. Torna il centrosinistra e si torna a parlare dei costi del teatro. È un po' un paradosso. Io, perché sarebbe presuntuoso, sarebbe banale tutto questo. Ma di fatto, mi viene da dire che è un po' un paradosso, perché di solito è il centrosinistra che è più attento alla cultura. No? Ma mi fa piacere, appunto, allora non demoliamola. Allora non demoliamola come in questo no, momento. No, infatti, no, per carità. Ecco, cioè, evitiamo di demolirla proprio perché siamo più attenti alla cultura, allora ragioniamo seriamente. Insomma, questo vorrei tentare di fare. Adesso si è tornato a parlare dei costi. I costi sono gli stessi di questi 10 anni. Abbiamo avuto quest'anno un incidente, devo dire, che è stato quello della regione che, voglio dire, come è noto, non ha erogato contributi perché c'è stato lo scioglimento della regione anticipato, quindi non c'è stata la possibilità di erogare contributi, quindi questo è l'imprevisto che c'è stato, ma per il resto siamo come gli anni scorsi, cioè siamo a costi esuberanti. Allora vediamo come si può comprimere questi costi. Uno, cerchi di farlo velocemente perché abbiamo pochissimo tempo. Ah, bene, potevate anche dirmelo, sarei stato meno lungo. Allora, uno, i costi del cartellone si possono comprimere. Due, possono comprimere i costi delle collaborazioni, tant'è che io ho dichiarato piena disponibilità in tal senso e già c'è stata una riduzione drastica del mio compenso, non è questo in discussione. Terzo, si possono ottimizzare i costi delle utenze, ma sapete, voglio dire, in questi 10 anni nessuno se n'è accorto che qui quando si accende il raffreddamento e il riscaldamento dell'aria negli uffici si accende per tutto il teatro perché non è stato sezionato l'impianto di riscaldamento, stiamo provvedendo adesso, costa 4.000 euro sezionarlo. 4.000 euro, ma ci rendiamo conto? Si possono ottimizzare questi costi, si possono ottimizzare i costi gestionali, tutti i costi gestionali, e qui stiamo intervenendo su queste questioni. Si possono inoltre aumentare, diciamo, gli introiti da sponsor, contributi di vario tipo. Quello che non è comprimibile, e qui vengo al punto importante della nostra riflessione, quello che non è comprimibile è il costo del personale, diciamo non dei collaboratori, del personale. Perché non è comprimibile il costo del personale? Noi abbiamo 5 tecnici, ma vi siete mai chiesti quanti spettacoli sono stati fatti in questo teatro comunale? Si sono fatti 50 spettacoli di cartellone e 77 spettacoli fuori cartellone, anzi iniziative fuori cartellone. 77. È evidente che in un teatro non pubblico queste 77 iniziative fuori cartellone sarebbero, è ovvio che pagamento, non si sarebbero fatte. Che dice? Certo. E soprattutto non si sarebbero fatte le 35 iniziative che sono state giustamente date gratuitamente ad Ollus, associazioni varie, associazioni benefiche che svolgono un ruolo sociale e così via.
Un privato darebbe quel teatro a 75 iniziative di questo tipo? Questo è tutto da verificare, in effetti. Appunto, allora verifichiamo queste cose prima di parlare. Allora, bene. Verifichiamo queste cose. Barbara Nelli, io la devo interrompere purtroppo perché davvero siamo oltre il limite massimo dei nostri tempi, tanto avremo modo perché secondo me se ne parlerà ancora molto di questa vicenda. Speriamo di avere modo, in modo che tutte le voci possano essere sentite compiutamente. E per questo noi abbiamo chiamato anche lei, ovviamente. Comunque grazie. Grazie a lei, grazie. Salve, salve. E allora andiamo avanti noi invece con la nostra rassegna stampa, andando a vedere proprio quelli che sono i titoli principali per quel che riguarda la stampa nazionale, visto che come vi dicevo insomma siamo già un po' avanti coi tempi. Si parla del processo Ruby in apertura su Repubblica, Ruby torna in aula a Milano, non ricordo, mia memoria può fallire, ha detto Ruby. Per quel che riguarda invece il processo Mediaset, la motivazione della Corte d'Appello è che Berlusconi gestiva l'evasione anche da Premier, la replica di Berlusconi dice sono spiegazioni ridicole. Il Corriere della Sera, il suicidio della 14enne Carolina, 8 minorenni indagati a Novara, questo è quanto scrive il Corriere della Sera per questo fatto di cronaca. La Stampa, anche La Stampa titola su Ruby che torna in aula per testimoniare, la parrocchina di fronte ai giudici nel processo a carico di Emilio Fede, Lele Mora e la Minetti. Apertura completamente diversa invece per il Giornale della Famiglia Berlusconi. Il PDL vola ancora nei sondaggi, secondo il sondaggio SVG per Agorà il PDL guadagna quasi mezzo punto e si conferma primo partito. Vediamo il Messaggero, stop al finanziamento dei partiti, oggi il Consiglio dei Ministri decide spending review anche per il Quirinale. Queste dunque le aperture dei maggiori quotidiani nazionali con cui noi chiudiamo la nostra rassegna stampa, l'appuntamento ovviamente è rinnovato per domani mattina alle 10.30 qui su Provincia TV. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata, a domani.